Sul tema della legalità con artisti di rilievo, con il titolo dell'amministrazione come un'anestesia. Io ora passo la parola al nostro dirigente scolastico, alla professoressa Pierre Ligori. Prego. Buonasera a tutti e a tutte, grazie al sindaco di Calimera e a tutta l'amministrazione comunale per questo momento che ci vede tutti uniti, tutti insieme. Il 23 maggio, come è stato ricordato stamattina, come diceva giustamente l'avvocato Palumbo, pomeriggio, ha segnato in modo indelebile l'Italia e in modo particolare il comune di Calimera, che ha pagato un prezzo alto nella lotta alla violenza mafiosa. Da quell'evento e da quelli che purtroppo lo hanno seguito, grazie ai familiari delle vittime di mafia, che saluto qui, sono presenti, agli enti, alle associazioni, tutta la società civile, nelle piazze, nelle strade e nelle scuole soprattutto, si è unita nella consapevolezza della necessità di contrastare la mafia dal basso. Per questo noi oggi apriamo il nostro contributo con l'inno di Mameli, il canto di tutti gli italiani, eseguito dall'orchestra del corso di indirizzo musicale con le classi seconde e terze, con il coro della classe prima della scuola secondaria di primo grado, ed invito tutti però ad unirsi a questi splendidi ragazzi e a cantarlo tutti quanti insieme in onore di Antonio e di tutte le persone che oggi ci sono nel cuore. Grazie. Oh.
Nel 1991 Franco Battiato pubblica il brano Povera Patria, che contiene anche un'invettiva contro la mafia e la corruzione. Il cantautore siciliano diceva: la musica è una scienza che si occupa di altro, in un'intervista all'epoca, ma precisava di essere coinvolto. Ogni sera guardare il telegiornale è una sofferenza, a meno che non si resti indifferenti a questo passare, che so, da Riccardo Muti ai morti ammazzati. Nel refrain c'è il timore che non cambierà, manca uno spiraglio di speranza, o almeno l'obbligo della speranza, sì che cambierà, vedrai che cambierà. Rappresenta il trionfo della fratellanza universale contro la guerra e la disperazione. Vogliamo augurare la libertà anche dalla mafia e la pace tra tutti i popoli. Thank you.
l'orchestra del corso di indirizzo musicale, al professore Longo violino, professore Scardino contraverso, professoressa Giovanna Serra pianoforte, professore Luca Tarantino chitarra. Grazie a questi bravissimi ragazzi. Piano piano, ordinatamente, piano piano. Bravi. Allora, adesso invece sono coinvolti i ragazzi delle terze della scuola secondaria, di tutte e tre le terze. Quindi dobbiamo... Le terze della scuola secondaria di primo grado, forza! C'è Luca Conversano che si ferma qui vicino e spiega. Questo brano com'è nato, intanto che i compagni si sistemano. Scusate, io nella parte a sinistra, sotto i portici, chiederei per favore di fare poco di silenzio, se possibile, perché c'è un riverbero fastidiosissimo. Grazie. Buonasera. Questo brano è stato scritto da noi ragazzi delle attuali classi terze della scuola secondaria di primo grado di Calimera, quando eravamo nella classe quinta della scuola primaria. La musica è del professore Eliseo Castignano e il testo simboleggia l'intuizione che il giudice Falcone ebbe col suo metodo di seguire i soldi, il denaro sporco, per arrivare alle mafie. Ma il testo non parla solo del giudice Falcone, parla anche ed è dedicato al nostro concittadino dal nostro concittadino Antonio Montinaro. Bene, puoi guadagnare la tua posizione. Yeah.
grazie ai ragazzi delle terze che con questa esibizione chiudono e cominciano poi a prepararsi per un altro appuntamento importante, no? Quello degli esami di Stato. Grazie. Grazie a Sabrina Conte, al maestro Eliseo Castrignano che, come diceva prima Luca, ha musicato questo testo scritto insieme dai ragazzi. Allora, adesso invece è la volta di questi giovanotti e queste signorine che vedete qui a Chiomedali vicino a me. Sono i ragazzi e le ragazze ormai delle quinta della scuola primaria che si accingono invece a concludere il loro percorso della primaria e a venire nella scuola secondaria. Allora, questa volta invece che sapere prima e avere dal presentatore o dalla presentatrice il percorso, spiegato il percorso, vediamo prima la loro performance e poi qualcuno di loro ci spiegherà che cosa stanno facendo. Grazie. Quieto, il tempo sembra aspettare. Corro alleato verso il calore di casa. Viaggio a regnare persone audaci con la mente di quiete pervasa. Pensano forse, ancora un momento, ci siamo quasi. 23 maggio 1992, ore 17:58. All'improvviso, un boato crudele colpisce quei simboli del coraggio. Sull'autostrada si apre un cratere, l'Italia intera subisce un oltraggio. Un vile attacco contro lo Stato, un folle gesto di criminali, un agghiacciante feroce attentato frantuma speranze, sogni, ideali. Alea. Lacrime di sangue, fiumi di cemento, la storia che le forti è il vero cambiamento, verità e coraggio, linfa vitale, solo così l'umanità si può salvare. Con la memoria, il nostro impegno, costruiremo un futuro degno. Dona al mondo la tua intelligenza, contro mafia e sopruso, fai tu la differenza. Che fa finta di non guardare ciò
che non va bene ed è da denunciare. Fai la tua parte in questo mondo, nelle piccole cose, puoi essere d'esempio. Metti le cinture, rispetta i segnali, non trattare male persone e animali. Perché la tua vita abbia successo, rispetta il prossimo come te stesso. La legalità non può essere una scelta, falla diventare la tua strada maestra. Vivi ogni cosa in nome dell'onestà e la tua coscienza limpida rimarrà. Le vittime di mafia non sono morte invano, rispettiamo la legge e il mondo in cui viviamo. Studentesse delle classi quinte della scuola primaria, vogliamo dedicare questa canzone che abbiamo scritto con la tecnica dello storytelling rap ad Antonio Montinaro, di cui ci onoriamo di essere concittadini e la cui storia è nota non solo ai calimeresi ma agli italiani tutti. Antonio ci accompagnerà sempre lungo una strada lastricata dai valori e dagli ideali che ha difeso, fondata sui principi di giustizia, rispetto, legalità. Noi sentiamo che la sua passione, il suo impegno sono un testimone che ha affidato idealmente nelle nostre mani. Con questa performance, dunque, gli promettiamo di custodire con cura quel testimone e di affidarlo via via ad altre mani, in una staffetta di legalità che ci auguriamo possa includere tutti gli uomini e le donne per bene del mondo. Allora, prego, accomodatevi. Questi bravissimi ragazzi e ragazze sono anche gli autori del lenzuolo della legalità che abbiamo inviato per il concorso della Fondazione Falcone di quest'anno. Io ringrazio tutte le insegnanti delle classi quinte ed in particolare Antonella Montinaro, che quest'anno è la responsabile del percorso legalità e responsabilità delle classi quinte, Claudia Miaggiulli, Alessandra Ingrosso. È stato un lavoro corale che ha coinvolto anche la sperimentazione della musica nelle classi quinte, che quest'anno, cioè per loro in questo percorso in generale comincia nelle classi terze, quarte, quinte, a causa della pandemia ha visto limitare il lavoro, però vedete, poi è stato svolto con la body percussion, con l'attività che hanno fatto anche le ragazze che hanno danzato, e poi con il percorso dello storytelling con cui è stato scritto il brano. Bene, ci avviamo alla parte che l'avvocato Palumbo diceva invece relativa al racconto, perché ho detto in piazzetta Montinaro, no, che nella scuola i percorsi che si fanno partono dalla lettura, dalla rielaborazione dei testi, dall'ascolto dei familiari delle vittime, per fare in modo che
i ragazzi e le ragazze possano esprimere poi nel modo che loro trovano più congeniale, accompagnati dalla passione di tutti i docenti della scuola, nei modi che loro ritengono più opportuni. Ecco, allora, un altro percorso particolare che abbiamo realizzato quest'anno è invece del quale ci parleranno i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado. E allora io chiamo Gaia Neviri per l'introduzione. Forza Gaia, della classe terza A. E poi anche gli altri ragazzi che dovranno succedersi a Gaia, quindi Graziano, Dima, ogni volta magari dite la classe a cui appartenete in modo tale che anche le persone del pubblico comprendano. Io chiedo sempre a questo lato di essere poco poco più silenzioso, vedo che mi ascoltano poco, ma pazienza. Allora, vai Gaia. Dal 21 marzo del 2021 e fino all'8 settembre 2022 si svolge il progetto di Nomeni per Antonio Montinaro, dal titolo Coltivare la memoria per costruire il futuro, che coinvolge tutte le classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Calimera Caprarica Martignano. La mia classe ha partecipato alla lezione. La terza ha partecipato alle lezioni sulle vittime innocenti delle mafie, al termine delle quali ha svolto laboratori di scrittura cooperativa per donare alle persone uccise quel futuro negato dalle mafie. Molti di noi hanno scelto di raccontare le storie di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, trucidati dalla malavita. Perché sì, la mafia uccide anche bambini di 2 anni. Potete leggere i racconti sul sito della nostra scuola. Per Antonio abbiamo immaginato queste storie. Buonasera a tutti, sono Graziano Dima, della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Martignano e voglio condividere con voi come ho immaginato la vita di Antonio Montinaro se quel maledetto 23 maggio del 1992, l'attentato di Capaci, non fosse avvenuto. Di Antonio Montinaro avevo già sentito parlare a scuola, in seconda media, quando un giorno, nell'ambito del progetto Legalità, la sorella Matilde ci parlò della vita di suo fratello. Quel giorno appresi delle sue origini, della sua decisione di entrare in polizia, del suo carattere esuberante, della sua dedizione al lavoro, del valore delle amicizie. Seguivo con molto interesse il discorso di Matilde. Antonio aveva scelto di andare via da un paese del sud. Divenuto poliziotto, aveva scelto di essere trasferito da Bergamo a Palermo e aveva scelto di diventare il caposcorta del magistrato Giovanni Falcone, simbolo della lotta alla mafia. Quell'incontro, a distanza, con Matilde, mi aveva lasciato un segno dentro. Non avrei più dimenticato quel nome. L'estate scorsa, poi, mi capitò un fatto particolare. Tra le foto custodite sul mio computer, trovai alcune scattate da mio padre. Quando la quarto Savona 15 del 23 maggio del 2016 era in Piazza del Sole a Calimera. Allora, per un attimo, chiusi gli occhi e provai ad immaginare quale sarebbe stata la vita del caposcorta Antonio Montinaro se quel tritolo non fosse stato reperito, se il telecomando non avesse funzionato, se la strada per Capaci fosse stata interrotta dal lavoro in corso, se e se. Vedo Antonio e tutta la sua squadra ancora lì, alla guida di quell'autovettura, raggiungere Palermo e scortare a destinazione i 2 magistrati. Fine servizio e ritorno in famiglia. Antonio è anche un padre. Gaetano e Giovanni sono i suoi 2 figli. Gaetano porta il nome del padre di Antonio. A Giovanni dà il nome di Falcone, di Giovanni Falcone. Insieme alla sua famiglia, Antonio decide di concedersi una vacanza nella sua amata Calimera, dove, sulla villa comunale, incontra i suoi amici e parla del suo lavoro con tanto orgoglio. Tornato a Palermo, Antonio continua a svolgere il suo lavoro con grande responsabilità. Gli anni passano e arriva il momento di un'altra importante decisione. Gli viene proposta una missione segreta in una squadra speciale di agenti che dovranno scoprire i legami politici della mafia italo-americana. Accetta l'incarico e sventa un attentato, arrestando un boss latitante da anni. I figli, intanto,
conseguono entrambi la laurea e dopo tanti anni Antonio si congeda dal lavoro. Continua a inseguire i suoi ideali di giustizia e di coraggio delle proprie scelte, anche nella vita di tutti i giorni. Ai suoi nipoti parlerà della sua vita, contraddistinta dal senso del dovere per garantire la giustizia. Grazie. Adesso è la volta di Lorenzo Zecca e Michael Dell'Anna, che invece sono della terza di Caprarica, della terza di Caprarica. Chi di voi comincia? Rocco di Cillo, un finale diverso. 23 maggio 1992, ore 17.58. Al chilometro 5 dell'A29, una carica di 5 quintali di ritolo viene azionata da Giovanni Brusca, sicario incaricato da Totò Riina. Siamo di fronte ad una situazione irreale. L'impatto fa sbalzare il corpo di Rocco di Cillo fuori dall'abitacolo. Dopo l'esplosione, all'arrivo dei soccorsi, il corpo di Rocco viene ritrovato in fin di vita in fondo alla scarpata che costeggia l'autostrada. Trasportato immediatamente in ospedale, dove il suo quadro clinico da subito si presenta privo di speranze, per un attimo il suo cuore si ferma. Sono momenti tragici questi, ma poi, grazie all'aiuto di una macchina, viene tenuto in vita. Alba, appena riceve la brutta notizia, parte subito da sola per raggiungerlo. La madre di Rocco, appresa la notizia, distrutta dal dolore, ha un malore. Alba, giunta in ospedale, parla subito con il medico di turno, che le comunica le poche speranze di sopravvivenza del suo amato Rocco, dovute alle gravi lesioni interne ed esterne riportate. Le parole del medico fortunatamente presto verranno smentite, perché dopo pochi giorni il cuore di Rocco ricomincia a battere autonomamente. Alba sta sempre al suo fianco, notte e giorno, gli parla e spesso ricorda i bei momenti trascorsi insieme, pregandolo di non lasciare che tutti quei momenti diventino solo dei ricordi. Lo incoraggia a tenere duro perché devono realizzare il loro sogno, quello di sposarsi ed avere dei bambini. A volte Alba porta nella camera d'ospedale un vecchio giradischi che Rocco anni prima le aveva regalato e insieme ascoltano le loro canzoni. È così che avviene il miracolo. Rocco si risveglia e inizia un lungo periodo di terapie riabilitative che dura anni, in quanto nell'incidente ha perso la funzionalità degli arti inferiori. Solo dopo alcuni mesi dal suo risveglio viene a conoscenza che tutti i suoi colleghi, incluso il giudice Falcone che tanto ammirava, sono morti durante l'attentato e ciò gli provoca un grandissimo senso di colpa ed uno stato d'ansia che gli causano ogni notte incubi terribili che lo fanno svegliare in preda al panico. Questo tragico evento non ha straziato solo il suo corpo, ma anche la sua anima e la sua mente. Capisce così di non potersene stare in un angolo a svolgere un ruolo d'ufficio che nel frattempo il ministero gli ha affidato a causa della sua infermità. Perché la morte delle persone che lo accompagnavano in quella tragica giornata non deve restare solo una pagina nera della storia del nostro paese, ma tutto ciò si deve rivendicare e far pagare a coloro che hanno commesso quell'efferato attentato la giusta pena. Intanto per Rocco e Alba è giunto il momento di realizzare il loro sogno. I due finalmente si uniscono in matrimonio e pochi anni dopo nasce il loro unico figlio, che chiamano Giovanni. Rocco però vuole fare di più. Sente il bisogno di fare giustizia, lavora giorno e notte con i magistrati dell'antimafia e lo fa in ufficio, programmando, investigando ed ascoltando intercettazioni delle telefonate dei mafiosi e coordinando appostamenti e pedinamenti. Anni e anni di incessante lavoro, ma alla fine, grazie soprattutto al suo contributo, riescono a risalire ai mandanti ed agli esecutori dell'attentato e far pagare con la galera a vita a tutti i mafiosi che avevano partecipato ad organizzare quella terribile strage. Questa è per lui la più bella vittoria umana e professionale. Oggi Rocco vive serenamente con sua moglie e suo figlio. È in pensione, ma dedica il suo tempo libero per incontrare gli studenti delle scuole del suo territorio e discutere con loro di legalità, responsabilità e cittadinanza, affinché venga onorata la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e dei suoi due colleghi di scorta Antonio Montinaro e Vito Schifani. Bene. Adesso è la volta di Victor. Forza. Bubbico. Saliamo sopra, allora ci dicono. Dite i vostri nomi, forza. Andrea. Bubbico Victor. Sebastiano Tommasi. Tengo io il numero. Calimera, 8 settembre 2022. Caro Martino,
Oggi compio 60 anni e tu li dovresti compiere il 13 aprile. Non ci vediamo da tantissimo tempo. Facendo i conti, anche se come ben sai la matematica non è il mio forte, non ci vediamo esattamente da 47 anni. Ho tante cose da dirti. Questa mattina, mentre giravo nella mia cantina, ho trovato una piccola scatolina rossa, molto vecchia, tutta ricoperta di polvere. Ero molto curioso, nel dubbio l'ho aperta. Indovina un po' cosa ho trovato al suo interno. C'era il nostro coltellino vivo. Mi ricordo come se fosse ieri, quel 2 luglio 1974, quando il sindaco di Calimera decise di pulire gli alberi di ulivo ancora senza xylella. Noi siamo subito scattagliolati nelle campagne e abbiamo preso due rami. Lavorando giorno e notte abbiamo ottenuto un bellissimo coltellino di ulivo e sopra abbiamo inciso le nostre iniziali, A più M. Quella fu l'ultima volta che ci vedemmo, perché tu sei dovuto partire a Milano. Come passa in fretta il tempo. Mi ricordo ancora le nostre lunghe chiacchierate e le intere giornate trascorse al mare ad oziare. Non abbiamo più avuto modo di vederci, perché tu non sei più sceso giù e io non ho mai avuto l'occasione di salire a Milano. Come sai, la scuola non mi è mai piaciuta. Infatti, già da ragazzino ho iniziato a lavorare nella pescheria con mio padre, ma il mio sogno nel cassetto era diventare un poliziotto. Nel 1981 il mio desiderio si è avverato. Sono finalmente entrato a far parte della Polizia di Stato e successivamente, anche se ero consapevole che fosse stato molto rischioso, sono diventato caposcorta del giudice Falcone. Da subito questo lavoro mi ha dato tantissime soddisfazioni. Era bellissimo stare ogni giorno a contatto con il tanto stimato giudice e con i miei colleghi che col tempo sono diventati i miei carissimi amici. Nel giro di pochi mesi ero diventato il suo braccio destro e avevo con lui un bellissimo rapporto. Era una persona schiva all'apparenza, ma con un grandissimo cuore e ha sacrificato tutta la sua vita per combattere contro la mafia. Quel maledetto 23 maggio 1992, a Capaci, con ben 500 kg di tritolo, la mafia ha fatto fuori in un sol colpo Giovanni Falcone, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Francesca Morvillo. Per miracolo io rimasi vivo. Ancora oggi mi chiedo perché io e non loro. Potevamo ancora fare tantissime cose insieme. Rimasi traumatizzato. La mia vita non aveva più alcun senso. E ho chiesto di essere spostato in ufficio. La mia carriera da poliziotto antimafia, dopo 11 anni di lavoro, intenso, rischioso, ma tanto appagante, si era conclusa. Ho così abbandonato definitivamente Palermo. L'ho prestato servizio nella caserma di Lecce. Sono stati anni davvero molto difficili e ho trovato sollievo solo nella mia famiglia. Mia moglie Tina, i miei bellissimi figli, Gaetano e Giovanni, mi hanno aiutato in questo periodo di difficoltà. Devo ringraziare molto anche mia madre e le mie sorelle, con le quali ho sempre avuto un bellissimo rapporto e che anche in quel momento così difficile mi sono state vicine. Il tempo è trascorso in fretta, ora sono in pensione da un anno e finalmente posso godermi i miei tanto amati nipotini. Sono sempre rimasto fedele alla nostra amata Calimera, che col passare degli anni si è ingrandita tanto ed è sempre rimasta una bella realtà. E tu, come te la passi nella metropoli più grande d'Italia? Da quel lontano 1974 non ci sei mai più fatto sentire. Qualche volta, quando vedevo i tuoi nonni, chiedevo sempre notizie su di te. E so che a Milano ti trovavi bene. Mi ricordo com'era buona la torta alle fragole di tua nonna. Mi piacerebbe tanto se riuscissimo a rivederci per trascorrere un po' di tempo insieme, come ai vecchi tempi. Per guardarci negli occhi e ricordare tutte le belle esperienze vissute insieme. Saluti, a presto, Antonio. Successivamente abbiamo immaginato Antonio Montinaro, Giovanni Falcone o Paolo Borsellino davanti ad un album dei ricordi a ripercorrere le tappe della propria vita. Tra tutti i testi abbiamo scelto questo, scritto da Sebastiano Tommasi, in cui si immagina Giovanni Falcone che guarda la foto scattata al funerale del giudice Rosario Di Patino. Una foto in cui il magistrato siciliano è protetto dal nostro concittadino Antonio Montinaro, che oggi e sempre ricorderemo. È il 1990 e siamo a Canicattì, al funerale del giudice Rosario Di Patino. L'atmosfera è pesante, triste, cupa.
Nella foto ci sono 15 soggetti, nessuno dei quali pare accennare un sorriso. Al centro c'è Giovanni Falcone insieme a Pietro Grasso e ad Antonio Montinaro, con attorno una folla di persone senza sorriso. Mi guardano come a dirmi: Giovanni, aspettiamo il tuo turno, o Giovanni, il prossimo sarai tu. Ma io so che davvero il prossimo turno potrebbe essere il mio, perciò guardo verso il mio amico e collega Paolo Borsellino, ma lui, con uno sguardo privo di luce, sembra molto distante. Mi sento soffocato dai miei amici, dalle persone che ho giurato di proteggere e perfino da me stesso. Voglio scappare, ma non posso. La folla intorno a me è una barriera che mi impedisce di fuggire dalle mie responsabilità. Così mi fermo, prendo un respiro e penso: Giovanni, tu potresti essere il prossimo, ma non importa. Lui sapeva che sarebbe stato il prossimo, come lo sai tu. Non aveva paura di morire, perché sapeva che sarebbe morto da eroe, in quanto a te, Giovanni, se tu morirai, morendo diventerai l'aquila che dall'alto guida l'Italia contro la mafia. Ora chiudo gli occhi e, quando li riapro, sono trascorsi quasi 2 anni. Sono in viaggio con mia moglie, Francesca Morvillo, e i ragazzi della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Antonio, lui che mi protegge come un figlio, oggi non dovrebbe essere qui. Si è fatto cambiare turno per venire a prendermi. Quando mi assale lo sconforto, penso ai ragazzi come lui, ai ragazzi del sud venuti su così bene. Nonostante tutto, nonostante il contesto, nonostante le lusinghe della criminalità, Antonio è un ragazzo che mi dà speranza e mi fa trovare il coraggio per continuare nella lotta alla mafia. Poi guardo mia moglie per dirle che, comunque vada, io la amerò per sempre, ma non finisco la frase perché un'intrusione la interrompe. Il mio corpo è morto, ma grazie a voi e ai vostri racconti io continuo a vivere. Bene. Adesso Ezia Pro, vero? Della classe terza C. Caro Antonio, il giorno in cui te ne sei andato, il 23 maggio 1992, ha cambiato la storia del nostro paese. Quel maledetto giorno lo ricordiamo come il giorno della strage di Capaci. Nonostante noi ragazzi in quell'anno non fossimo ancora nati, come quando sentiamo raccontare dai nostri familiari e dagli insegnanti, o guardiamo in TV i reportage di questo tragico evento di cui la mafia è stata l'artefice, le reazioni che proviamo sono rabbia e incredulità. L'unico conforto a questa dolorosa e prematura perdita è pensare che i tuoi sforzi e quelli dei tuoi colleghi, il tuo alto senso del dovere, non sono stati vani e in qualche modo hanno contrastato e bloccato i piani della mafia e la sua malvagità. Ma soprattutto ha fatto sbocciare in noi ragazzi il fiore della legalità. Sapere quanto amavi ed eri orgoglioso del tuo lavoro allevia solo un po' il nostro dolore e soprattutto quello dei tuoi cari. Nel pomeriggio del 23 maggio ci sono stati gli ultimi respiri di 5 persone che con tanta abnegazione hanno servito lo Stato fino all'ultimo. Rocco Di Cillo, Vito Schifani, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e il tuo. Tutto ciò è successo perché persone senza scrupoli hanno deciso che le vostre vite dovevano finire nel modo peggiore, azionando un telecomando facendo esplodere 600 kg di tritolo sotto l'autostrada A29 che collega Punta Raisi a Palermo. Quel tritolo, come ha ricordato più volte la tua amata sorella Matilde, è entrato nella casa dei tuoi familiari, ma da quel giorno i tuoi cari e la nazione intera hanno capito che era giunto il momento di fare qualcosa, di affrontare quel mostro che vi ha sottratto la vita prematuramente, e ti assicuro, caro Antonio, che da allora molta strada è stata percorsa sulla via della legalità. Si dice che col passare del tempo si riesca ad alleviare il dolore. In realtà, quando perdi una persona, ogni candela, ogni preghiera non compenserà mai il fatto che l'unica cosa che rimane è un vuoto nella tua vita, nella vita di chi ti ha amato. Quel terribile 23 maggio 1992 è rimasto impresso nella mente di tutti e ogni suo ricordo non fa altro che aprire una ferita che mai si rimarginerà. Le interviste rilasciate dai tuoi familiari, la toccante lettera scritta dalla tua cara sorella Tilde, ci riempiono gli occhi di lacrime amare nel sentir raccontare la bella persona che sei stato. La tua morte e quella dei tuoi amici e colleghi non potrà mai essere giustificata, perché se così fosse saremmo complici del sistema mafioso anche noi, facendovi morire 2 volte e più. Quest'anno avresti dovuto compiere 60 anni e festeggiarli allegramente con la tua famiglia, e invece sei volato in cielo tra gli angeli del paradiso quando ne avevi solo 29.
Il tuo coraggio e la tua determinazione hanno continuato a vivere in noi e nelle nostre conoscenze. Coscienze. Ti assicuro, caro Antonio, che noi ragazzi continuiamo ogni giorno nelle nostre scuole a portare avanti la lotta contro questo male invisibile che cerca di asfissiare una società che invece ha deciso di vivere e prosperare nella legalità. Alla tua memoria è stata dedicata qui a Calimero una piazzetta dove è stata posta una pietra divelta durante l'esplosione dell'attentato. Il tuo amore verso il lavoro che hai svolto con passione, nonostante avessi la consapevolezza che il tuo percorso fosse sempre, che il pericolo fosse sempre dietro l'angolo e che quando salutavi la tua famiglia poteva essere l'ultima volta. È solo da ammirare e da prendere come esempio. L'insegnamento che noi ragazzi abbiamo tratto dal tuo sacrificio e da quello delle vittime della mafia è che dobbiamo lottare contro il virus dell'omertà, contro ogni tipo di atteggiamento mafioso e illegale. Grazie a te Antonio, noi ragazzi abbiamo appreso che responsabilità, consapevolezza, conoscenza devono accompagnare le nostre esistenze lungo il cammino della legalità. Ciao Antonio, ricorderemo sempre con affetto il grande uomo che sei stato. Bene, e adesso è la volta di Andrea Cagnazzo e di Emma Trichese, terza. Sì, la memoria e l'impegno non sono valori da celebrare in un unico giorno l'anno, ma sono valori da condividere ogni giorno. Per questo la mia classe ha iniziato il 24 maggio del 2021 a leggere delle storie sulla tematica delle mafie e della responsabilità. Ognuno di noi ha scelto un libro per conoscere la storia di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, dei ragazzi e delle ragazze dell'Ascolta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vico Schifani, Emanuela Loi, di Rita Atria, di Renata Fonte, di Peppino Impastato e di tanti, troppi altri. Abbiamo individuato dei passaggi significativi da leggere ad alta voce, abbiamo scritto delle riflessioni, abbiamo realizzato dei disegni. Io ho scelto il libro Volevo nascere vento di Andrea Gentile ed ora Emma leggerà un breve estratto, dedicandolo ad Antonio Montinaro, un concittadino che ci rende fieri di essere calimeresi, un concittadino che continueremo ad onorare, non solo con la memoria ma anche con l'impegno. Vieni. Finché giudici come Falcone, Paolo Borsellino e tanti come loro vivranno, non bisogna arrendersi mai e la giustizia e la verità vivrà contro tutto e tutti. L'unico sistema per eliminare tale piaga è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici ma belle, di purezze, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se uno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo. Antonio carissimo, noi ragazzi e ragazze di Calimera ti promettiamo che continueremo a sognare. Bene, grazie a tutti i ragazzi, grazie al percorso che è stato realizzato e che si concluderà a settembre con l'associazione Nomeni di Antonio Montinaro, grazie alle docenti che poi hanno lavorato prima con le esperte e poi nelle classi, sono la professoressa Villani, la professoressa Brahi, la professoressa Rosato e la professoressa Conversano. Grazie a tutte loro e grazie anche a tutti i genitori che ci accompagnano sempre in tutte le iniziative della scuola, che si fidano e si affidano, ci affidano i loro ragazzi e le loro ragazze. Leo, io lascio il microfono nella mia improvvida, il mio improvvido ruolo di presentatrice. Grazie, grazie davvero professoressa Ligori, grazie a lei e a tutte le insegnanti, perché quello che facciamo non è mai superfluo dirlo e rimarcarlo. Tutto il nostro impegno è verso le nuove generazioni, perché quel testimone che Antonio ci ha lasciato noi abbiamo il dovere di trasmetterlo alle nuove generazioni e lo facciamo
con i nostri esempi, lo facciamo con le nostre iniziative, ma lo facciamo soprattutto con i progetti che la scuola giorno dopo giorno mette in campo con tutte le forze migliori per i nostri ragazzi, per i ragazzi di domani. Ora trasmettiamo il cortometraggio A29. Come dicevo prima, A29 è l'autostrada in cui c'è stato l'attentato di Capaci. Milano, Cassa di Guadagno. Essere conforme alla legge e a quanto è da questa prescritto. Questa è la legalità. Ma non significa adattarsi passivamente a un insieme di convenzioni sotto le quali ci si è ritrovati, onde evitare una punizione. E quest'idea di una legge distante, imposta dall'alto, ha portato all'attecchimento di quella gramigna sociale che è la criminalità organizzata, che proprio come la gramigna ha costruito nel tempo un apparato radicale assai esteso e ha infestato i giardini di un intero pianeta, soffocandone le piante e impedendone la crescita. In Italia almeno 1055 sono le vite stroncate da questa erbaccia, che fossero alberi già imponenti, arbusti o addirittura germogli. La storia ci insegna, fondamentale il ricordo, ma non un ricordo sterile e arido da libro di testo, un ricordo vivo, rigoglioso. Ed è questo che noi ragazzi del liceo scientifico Da Vinci di Maglie abbiamo provato a ottenere, il ricordo indelebile di impatto di un giardino che non è mai stato soffocato dalle erbacce. E come la figura di Daphne, trasformata in alloro perché perseguitata, ha ottenuto la più grande nobilitazione divenendo simbolo della poesia, così abbiamo voluto fondere con gli ulivi, alberi forti per antonomasia, sempreverdi, così cari al nostro territorio, le figure di alcune tra le più simboliche vittime di questa malerba che è la mafia, che per il loro non essersi arresi, non essersi radicati da un giardino infesto per salvarsi, per il loro non aver scelto quando sarebbe stato più comodo di piegarsi alla gramigna, sono diventati le radici salde della legalità. Da sinistra abbiamo inserito le figure di Giuseppe Letizia, dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, di Giuseppe Di Matteo, dei giudici Falcone e Borsellino, del giudice Rosario Livatino, dell'imprenditore Libero Grassi, dell'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione Renata Fonte, uccisa a Nardò, qui in provincia di Lecce, a 33 anni. Fu la prima donna ad assumere la carica in questione nel 1982. Ma troppe sono le vittime della criminalità organizzata rispetto a quelle che in un murales potrebbero essere inserite. Solo la presa di coscienza di poter evitare tutto ciò, di come non solo sia antietico, ma anche inutile e dannoso fare affidamento suo, lasciare agire indisturbate le mafie, può portare a una almeno parziale disinfestazione. Perché se la mafia come una pianta vive, mette radici, si nutre, alla fine dovrà anche morire. E di certo, la gramigna non è un albero secolare, né sempreverde. Vabbè, la fatta.